Va bene, allora buongiorno a tutti. Noi oggi presentiamo alla stampa, all'amministrazione, a tutti i colleghi, a tutti gli amici del basket e ai nostri sponsor, ufficialmente la nostra squadra, la nostra compagine. Prima della presentazione un breve saluto all'amministrazione comunale che come sempre ha voluto essere presente a questa iniziativa. Giovanni Mattotti eventualmente mi dirà gli anni giusti, però da sempre, nei nostri confronti. Neanche di circostanza, ma è proprio un ringraziamento al nostro primo sponsor. Al di là, a fare anche un po' di pubblicità, però credo che il nostro sponsor principale da sempre sia l'amministrazione. Andretti è presente per il sindaco Salvarani e l'assessore allo sport Pier Claudio Vizzi come nostro diciamo sponsor e sostenitore tra virgolette personale. E per soprattutto i giovani e la cittadinanza di Porto Mantovano, perché quello che noi facciamo lo facciamo per i nostri giovani ma anche per i cittadini. Dobbiamo rimanere e lì vogliamo crescere assieme alla nostra gente. Neanche Pier Claudio, comunque do subito la parola, non dice sì. Ho accettato volentieri, in quanto la vostra società, quelle più antiche diciamo, del nostro comune, e direi più dinamiche anche, oltre che naturalmente numerose, che riescono a muovere e essere presenti in mezzo a un numero di persone, soprattutto di giovani. Se questo vuol dire che sono molto d'accordo per la presentazione e il ritorno di un vostro atleta che mi pare che abbia un peso notevole e che lo ancora di più nel prosieguo della squadra, della società, e se ritorniamo qua oggi, quindi vuol dire che è una società attiva, una società dinamica, una società che effettivamente vuole esserci e vuole lavorare sul nostro territorio, collaborativa con questa società, perché come dicevo prima è una società che ha sempre creato molta attività e soprattutto si è sempre distinta e ha lavorato tanto per i nostri bisogni di proseguire in termini ancora. Ecco. Quindi io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale, la collaborazione che c'è stata finora con l'amministrazione che ci ha preceduto con la nostra sta proseguendo e credo che ci siano tutti i motivi presupposti perché possa continuare a proseguire con i migliori modi che avete dimostrato finora, per cui credo che questo sia una simbiosi, sia un lavorare insieme che potrà dare frutti sia alla vostra società dal punto di vista sportivo, sia al nostro come amministrazione, perché io vi ringrazio ancora e vi faccio gli auguri per il proseguimento. Oggi, se non ho capito male, è la presentazione ufficiale della squadra del prossimo anno sportivo, per cui gli auguri che mi faccio di cuore quello di incontrare il maggior successo che possa desiderare. Quindi grazie. Io ringrazio la società per l'invito, per tutto quello che fa. È la presentazione di una squadra come la vostra di solito diciamo è la punta dell'iceberg di un movimento diciamo che in realtà quotidianamente si esplica in diverse forme, quindi il ringraziamento mio va sicuramente alla società in tutte le sue componenti, quindi allenatori, tutte le persone che servono i ragazzi, che fanno un lavoro fondamentale per la società e di riflesso per l'amministrazione comunale, quindi tutti diciamo, i soldi e gli stanziamenti economici che l'amministrazione mette a disposizione sono riposti diciamo, nelle attività che quotidianamente voi fate e che secondo noi diciamo, è degna di essere sottolineata. Qui io ringrazio ancora tutti voi e sono convinto diciamo, che il proseguio sarà sicuramente diciamo, migliore diciamo, di quello che è stato in passato perché lo sforzo va in questa direzione. So che quest'anno per diversi motivi sarete 6 giocatori in campo no? Per quello che è successo e che diciamo, ha colpito tutti e io credo che non mi faccia. L'amministrazione diciamo, anche per questo deve continuare a fare quello che ha sempre fatto perché è meritato.
parole rivolte ad Andrea Moroni e passo a presentare la squadra, i giocatori, i tecnici, i dirigenti e tutti che si alzeranno dal loro posto per poi sedersi. Fanno parte del gruppo dei play, Mantovani, Purrone, Tonolli, che purtroppo è ancora in vacanza, penso. E poi Massimo Vedo. Passiamo alle guardie, Diego Savazzi. Grazie.